Ma l'avete mai visto un intero box Pokémon da 36 bustine trasformato in un God Pack? No? E adesso ve lo faccio vedere io. Qui con me ho il nuovo set Crepuscolo Mascherato che fa proprio al caso nostro. Queste sono le top carte da trovare, il Greninja Alternative è incredibile. Mettete già da adesso il mi piace a questo video e iscrivetevi al canale, mi raccomando. Partiamo! Eccoci qua con il nostro box, molto carino devo dire, con Ogrepon in copertina e sugli altri lati abbiamo il mio preferito, il Temacia, abbiamo Dragapult e anche Ursaluna Luna Cremisi. Spellicoliamo e vi faccio subito vedere che cosa vuol dire creare il God Pack. Per prima cosa estraiamo tutti i pacchetti dal box. Poi ci teniamo da parte 4 pacchetti degli artwork diversi per il gran finale, questi ce li apriamo alla fine del video. E con questi che cosa ci facciamo? Apriamo il pacchetto qua, tiriamo via il codice, tiriamo via anche l'energia. Ci prendiamo le ultime 3 carte e le mettiamo qua da parte, ovvero solamente la reverse, art rare, olografica e così via. Prendiamo anche tutti i successivi pacchetti e ripetiamo l'operazione 1, 2, 3 in questo modo e così via, apriamo tutti questi pacchetti e creiamo un'unica pila. Ci siamo, ecco a voi, ve lo presento, il God Pack supremo, un intero box trasformato in una pila di solo God Pack. Questo ragazzi devo dire che è un modo interamente diverso di spacchettare e molto più divertente secondo me, quindi preparatevi perché qua dentro troveremo solamente dei pull. Ma come vi dicevo prima mi sono lasciata 4 pacchettini dei 4 artwork diversi per il gran finale, per gustarci comunque 4 pacchetti di questo box aperti alla maniera classica. Mamma mia che bello, non vedevo l'ora, ci siamo. Allora, partiamo ovviamente con la prima reverse e ragazzi, il mio obiettivo sarebbe di trovare la carta alternative art del Temacia. So che la più bella è Greninjone, ma il Temacia è la mia preferita. Qua vedo già tante carte brillare, quindi ottimo, partiamo subito con reverse, reverse, olografica. Reverse, reverse, abbiamo Spineferre X, prima X pullata dal box, un bellissimo Spineferre, ce lo mettiamo qua sotto in modo da tenere anche d'occhio tutti i pull che troveremo, anche perché il pull rate di questo box sembrerebbe essersi abbassato, o meglio, sembrerebbe essere simile a quello di Cronoforze, che già a sua volta si era abbassato rispetto ai set di Scarlatto e Violetto precedenti, quindi stiamo a vedere. Dragapult X, ah, questa però ce l'ho doppia, se vi ricordate l'ho trovata nel video shorts in cui ho aperto qualche pacchettino dell'edicola, ma comunque niente male, partiamo già carichi, ma allora il pull c'è. Ovviamente gustiamoci anche i nuovi artwork di questo set, lei è una bellissima trainer, ci sarebbe una sua alternative art strabella che anche quella sarebbe molto interessante da trovare. Palossand, Alakazam olografico, guardate che bello questo Alakazam olografico con la luna piena qua nello sfondo, incredibile, bellissimo. Tangela, Glaceon, Tatsujiri, il sushi, l'alternative art, no, l'art rare del sushi, quella lì la vorrei trovare. Chandelure, bellissimo, anche questo, artwork notturno in città. Poltergeist, questa è una di quelle che mi piacciono. Ve l'ho detto che vi piace il Temacia, questa ce la tiriamo qua da parte, vediamo quanti Temacia riusciamo a trovare. Okidoki, Munkidori, Grookey, Parafin, ragazzi, attenzione, attenzione! Qua dietro c'è qualcosa. Sì, questa gratta. Oh mio Dio, questa gratta, ragazzi, questa gratta. Attenzione. Potremmo avere la nostra prima alternative art oppure una full art? Una delle due. Vediamo. Dunque, brilla bene. È Pokémon? Direi sì. Sì, è Pokémon. 3, 2, 1. Bella! Full art, ragazzi. Terra Crystal, full art. Una delle 4 di Ogrepon. Bella! Tipo acqua. Ragazzi, questa mi piace un sacco. Ci sono delle carte stra particolari in questo set, che sono quelle di Ogrepon. Ci sono le 4 full art Terra Crystal e le 4 alternative art Terra Crystal. Una cosa molto particolare. E questa mi piace molto. Poi Ogrepon lo vediamo qua, piccolino, qua sotto. Quasi non si vede, ma strabella questa carta, mi piace molto. Prima full art del box andata, vediamo anche un attimino quante ce ne possono essere, anche l'alternative art che sembra non essere più garantita. Mytiena, Swirlix, Zapdos, Loveball, prima art rare, guardate che bello, l'Iron art rare, ragazzi, le art rare sono una più bella dell'altra, ogni set sfornano secondo me delle art rare sempre più belle, sembrano dei quadri. Questa forse non è la mia preferita, ce ne sono altre in questo set che secondo me sono molto più belle, tra cui quella del Temacia, ma tralasciamo. Questa però è molto carina, ci sta, mettiamola qua da parte. Ma io tanto lo so, ci metterei la mano sul fuoco, lo so che mi uscirà il Monaco
full art, lo so benissimo. Guarda, non ho parole, l'abbiamo trovato in live, mi sa proprio che lo troverò anche qua. Qui abbiamo... Mag Cargo X, Terra Crystal. Per gli X ne stanno uscendo anche abbastanza, devo dire. Siamo già alla terza X normale, quindi va bene. Ma abbiamo ancora tante carte da svelare. Gli strumentopoli Ace ancora non sono usciti, quindi stiamo a vedere. Holo, Reverse, belli, molto molto in stile giapponese, devo dire, come disegno, un po' particolare, mi piace molto come design. Crowdant, olografica di Alakazam, Sunkern, Monkey Dory, Arcanine di Isui, bellissimo sto Arcanine, Phantump nella notte, guardate che bello, hanno fatto un sacco di carte con il cielo, con la luna. Sono molto belle, fanno proprio una bella atmosfera. Reverse di Chinchar, qua abbiamo una ex. Ah, Ursa Luna, Luna Cremisi. Per ora siamo a 4 ex, un art rare e una full art. Andiamo a vedere se c'è qualcos'altro, secondo me sì. Qua sotto abbiamo un art rare, ragazzi. Art rare, speriamo che sia una delle belle art rare, vediamo. Incrociamo le dita, ragazzi. Io, allora, vediamo chi c'è, vediamo. Sì, una delle più belle questa, una delle mie preferite, Grow Light di Isui. Questa è bellissima perché è associata a un alternative art trainer della ragazza che sta fotografando in questo momento Grow Light. Qua vediamo solo le gambe e l'alternative art, diciamo, la combacia. È stupenda, è bellissima. Molto contenta di aver trovato questo Grow Light. Ah, voi fatemi sapere nei commenti, come sempre, se vi piace questo stile di spacchettamento. Fatemi sapere che cosa ne pensate della pila del God Pack. Ditemi se volete che lo rifaccia anche per i prossimi box. E proseguiamo. Dai che qua bisogna trovare l'alternative art. Non sono contenta se non troviamo l'alternative art, ragazzi. Forza, forza, forza. Qua c'è qualcosa che gratta, l'ho sentito. Dietro a questo bellissimo Infernape, perché questo artwork è mostruoso, lui che scende dal ramo, sempre con la luna piena, come vi dicevo, che è una grande protagonista, bellissima carta. Qua dietro, sì, guardate, quasi appiccicata. Dai, vediamo ragazzi. Full art di Spineferre, ragazzi. Ci sta, almeno Spineferre, comunque... È un bel Pokémon solido, ci piace. Non è forse quella che speravo di trovare, ci sono altre full art, tipo avrei preferito forse un'altra di Ogerpon, ma comunque va benissimo anche questa, va benissimo Spineferre. Ce la mettiamo anche questa qua sotto. Dopo chiaramente alla fine facciamo anche un recap dei pull usciti, così vi so dire un po' le mie impressioni, siccome anche abbiamo già aperto due box in live, posso un po' dirvi com'è il pull rate. Non ci credo! C'è qualcos'altro qua sotto, non ci credo! Ok, no, il pull non sembra niente male. In realtà, secondo me, qua dietro abbiamo una carta gold, ragazzi. Incrociamo le dita, mi raccomando, il like se ancora non l'avete messo è fondamentale, come anche l'iscrizione al canale. 3, 2, 1, ti prego non darmi una trainer. Vabbè ragazzi, però Poffin del cuore è carina. Vi devo dire, ne abbiamo parlato l'altro giorno, ci sono state gold energie molto molto peggio di questa. Questa ci sta, è carina i Poffin. Ancora una volta non riesco a trovare il temaccia, cioè non è che io sto chiedendo il mondo. Io non è che ho chiesto il Greninja Alternative Art, io ho chiesto una carta del temaccia. Che sia una ex, che sia l'art rare, che sia l'alternative. C'è neanche una delle tre riesco a droppare dal box. Comunque, andiamo avanti, proseguiamo. Roslass è il monaco. Il monaco. Almeno non c'è uscito lui, ragazzi. Almeno per ora non è uscito il monaco. Mamma mia. Che poi, tra l'altro, l'hanno chiamato responsabile, ma vi pare il nome da dargli? Vabbè, per me è il monaco. Andiamo avanti, ragazzi, intanto. Palafin X! Molto carino sto Palafin, dai. Rillaboom, Seeking, Enamorus, Pochiena, Lyron, Ogre, Spinala, guardate che carina comunque questa qua di Ogerpon, anche la Holo tipo erba, molto carina sono, eh? Poi Chimeko, Zapdos, anche lo Zapdos Holo molto carino, Kilowattrel, Chandelure, Froslass, Ducklet, Girafarig, Okidoki, Dippling, Ninetales, un altro Ogerpon, ragazzi, quant'è che stanno uscendo da sto box, molto bello, forse ci manca a sto punto la carta strumento, quella viola, lo strumento Ace, e poi forse un'altra art rare, Tadbulb, Finizien, Foglia Ferrea, Super Martello, ok, Growlithe, Infernape, Shinx, Frogadier, no, vabbè, c'è un altro pool, raga, ma scusa, a quanti pool siamo? Siamo a full art, gold,
Ho detto c'è qualcos'altro, ragazzi, io non ho parole. No, non è vero che hanno abbassato il pool, ragazzi. Chi è che lo diceva che hanno abbassato il pool? Molto più alto di Cronoforze. Allora, aspettate. Fa che sia l'alternative art. Spero sia il Temacia o il Greningione, ragazzi. 3, 2, 1... Rubra? No, però è full art, ragazzi. È full art questa. Oddio, quante full art abbiamo trovato. Super waifu, full art trovata. Va bene. Che questa in inglese, tra l'altro, si chiama Carmine. Non ho mai capito perché. Comunque, bella, ci sta, ci sta. Abbiamo scampato il Monaco, sicuramente. Meglio Rubra del Monaco. Ho riordinato un attimo le carte e per ora vi devo dire, di roba ne è uscita parecchia. E non dimentichiamoci che giunti a questo momento... avevamo messo da parte i 4 pacchetti finali. Quindi prima di andare a giudicare il pool, vediamoci anche questi. Mi raccomando, un commentino anche sotto a questo video. Sapete che rispondo sempre a tutti e mi fa piacere fare due chiacchiere con voi nei commenti. Prima di continuare vi voglio ricordare come sempre che avete il mio codice sconto Alessia da utilizzare sul sito di Japan Collectible se volete supportare me e il canale, e anche per avere uno sconto aggiuntivo oppure un prodotto in omaggio. Artwork del Temacia Sinischa, il mio preferito. Andiamo a vedere se il Temacia ci porta fortuna. Ultimo pacchettino, almeno è doveroso che qualcuno ce lo gustiamo alla maniera classica. Andiamo ragazzi, partiamo con un Shinx, Clefairy, Varum, Volbit, Maitiena, Sacco Ferreo, Area della Festa. Eccolo! Eccolo! Lo strumentopolo Ace, ragazzi, ce lo abbiamo! Mega recupero. Questi strumenti sono molto interessanti perché alcuni di loro possono arrivare a valere fino a 30 euro perché sono molto utilizzati e importanti nel competitivo. Bene, bene, bene. Vediamo, intanto questa ce la mettiamo da parte, effettivamente lei ci mancava. Di solito nei box che abbiamo aperto in live ne sono usciti 2 a box. Però, visto che è uscita una full art in più, non mi lamenterei, nel senso, se ne esce solamente uno, va bene così. Torkoal e Fezzandipiti, il nostro tacchino. Pacchettino, artwork, Ogrepon. E andiamo, Ogrepon, portaci fortuna, facci trovare un bel Temacia, facci trovare un Greningione. Via, anche con questa abbiamo Aipom, Darumaka, Corphish, Grookey, Conkeldurr, Diplin, Circolo Comunale, Venipid, qua dietro abbiamo una Reverse e olografica, Ursaluna, Luna Cremisi. Di Luna Cremisi, ragazzi, c'è un alternative art anche molto particolare che hanno fatto di lui nel bosco e anche quella ci starebbe. Peccato che finora non l'abbiamo trovata. Vediamo se Last Pack Magic, carinissimo questo Leafeon, carinissimo. Un altro Leafeon Reverse, Reverse, Fluette e olografica di Tinglu. E siamo arrivati, ragazzi, all'ultimo pacchetto di questo box, Dragapult. E mi raccomando, mettete like se ancora non l'avete messo e anche l'iscrizione al canale. Dai, io ci spero sempre. Spero sempre nel Last Pack Magic, ragazzi. Oh, ma guardate che carino questo Abra che sta guardando l'orizzonte seduto sui prati. Mamma mia, bellissimo. Anche questo Snorant che sta dormendo qua nell'igloo. Ragazzi, che carte, che carte. Anche le comuni sono bellissime. Chiyu, Fortunelmo, Maitiena, Volbit. Sì, no, vabbè, ma non ci credo. Abbiamo pure un Last Pack Magic. Abbiamo un Art Rare finale. Io non so più che cosa dire. Questo box è stato incredibile. Abbiamo trovato un sacco di roba. Art Rare finale. Andiamo a vedere di che Art Rare si tratta. Abbiamo un bellissimo Pinsir, ragazzi, bellissima, bellissima. Questa mi piace molto, ha uno stile troppo particolare di disegno, bellissimo. Sono contenta, ragazzi, sono contenta. E come sempre è arrivato il momento del recapino finale dei pool usciti. Questa volta devo dire che sono saliti tantissimo, cioè sono molti pool rispetto forse al box di Cronoforze. Andiamo un po' a vedere. Abbiamo trovato 3 carte ex normali, Ursaluna, Parafin e Spinferre, 3 carte ex Terra Crystal, Ogrepon tipo fuoco, Dragapult e Magcargo, 3 carte Art Rare, di cui questo Growlithe di Isui, che era uno dei miei preferiti che volevo trovare, quindi ancora più contenta, Growlithe, Lyron e Pinsir. Poi abbiamo trovato lo strumentopolo Ace Mega Recupero, questa volta uno, negli altri box forse erano 2, ma ho preferito aver avuto una full art in più. Poi invece passiamo alle full art, questa volta 3 full art. Rubra, molto carina, questa ci sta, mi piace, Spinferre e anche il bellissimo Ogrepon di tipo acqua, questo super super apprezzato, mi piace tantissimo. Per finire concludiamo anche con una gold,
Poffin del cuore. Nessuna alternative art, ma vi devo dire, sono rimasta piacevolmente sorpresa dal pull rate che ho trovato in questo box. Ma, ancora una volta delusa, perché non ho trovato il tè matcha, vi toccherà comprarlo. E siamo arrivati alla fine di questo video, spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo spacchettamento col God Pack, se ne volete vedere altri. Ditemi anche le vostre impressioni sul nuovo set, sapete che mi piace sempre fare due chiacchiere, rispondo sempre a tutti nei commenti. Il mi piace, ve lo ricordo, se ancora non l'avete messo, l'iscrizione al canale, leggete tutti i link in descrizione, entrate nel gruppo Telegram, preparatevi perché nei prossimi giorni farò il video speciale tour del nuovo studio, so che l'avete visto qua alle mie spalle. E bene ragazzi, vi saluto, ma ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!